Pace e gioia nello Spirito Santo. Sicuramente voi conoscete già Carla Curtis, siamo qui alla sua tomba e lui aveva come programma di vita essere sempre unito al Signore. È così che ha trovato la sua autostrada per il cielo, amando Gesù nell'Eucaristia, anche quel cuore di Maria. E vogliamo anche noi seguire il suo esempio, pregare a lui e con lui per essere sempre uniti al Signore e a Maria. Ti invito a pregare insieme a noi. O Dio nostro Padre, grazie per averti dato Carlo, modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre amatissima e ne hai fatto col rosario un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto ai poveri che egli ha amato e soccorso. Anche a me, per sue intercessioni, la grazia di cui ho bisogno. E qui tu puoi chiedere le tue necessità, le tue intenzioni per l'intercessione di Carlo. E rendi piena la nostra gioia, ponendo Carlo tra i beati della tua Santa Chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi, a gloria del tuo nome. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Che il Signore vi benedica tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.